Oggi spenderò 10.000 euro in 8 minuti. Però non lo farò qui a Milano, infatti sono tornato dopo 2 anni a Los Angeles. Iniziamo subito col prezzo del biglietto da Milano a Los Angeles con scalo a Francoforte. Questa che vedete qua dietro è la casa dove sto io. E la casa ovviamente ha un costo molto alto. Infatti io questa casa per 12 giorni l'ho pagata più di 3.000 euro. Cosa? Ho appena controllato, 3.080,37 euro. Raga, ho trovato il posto più bello del mondo. Io amo un botto i calzini e questo è un negozio che vende solo calzini strani. Cioè nel senso, ho preso questi e adesso vi farò vedere tutto. Il primo, drago bianco occhi blu. Secondo, le nuvolette dell'organizzazione Alba di Naruto. E terzo, i più belli ovviamente. Cioè, come facevo a non prenderli? Bellissimi questi. Sailor Moon, deve forza prenderli. Bellissimi questi. Sorry, how much TV? 150. Raga, quando vedo le action figure impazzisco. Cioè non ce la posso fare. Mi piacciono troppo e le voglio mettere nel mio ufficio a casa. Raga, ma io non posso vedere negozi del genere. Ho appena speso 600 euro qui dentro. Io non ce la posso fare. Sono davvero tanti soldi. Però erano belle, eh? Innanzitutto questo l'ho comprato ieri ed è la collaborazione dei Line Friends con i BTS. Poi con Ross abbiamo preso altre cose, però questo è il mio preferito. Già abbiamo preso qualcosa, tipo questo puzzle e anche questa bag. Voglio comprare tutto. Compra tutto, dai, oggi offre Sespo. Perché Sespo è felice di essere tornato a Los Angeles. Ecco qui il puzzle. L'abbiamo fatto a Natale insieme alla mia famiglia e è uscito molto bene. È stato un po' più complicato del previsto, però sono molto soddisfatto. Adesso dovremo comprare una cornice per poi appenderlo nell'ufficio di Ross. Parlando di cose da appendere, ho preso anche queste tavole da skate. L'idea è di metterle sul muro del salone di casa. Eppure per questo ci ho speso un boato di soldi. Però secondo me spaccano tantissimo. Fatemi sapere quale delle tre a voi piace di più. Come fate a dire no, dai, non la compro? Stessa cosa anche quando vedi Sailor Moon oppure Astro Boy. Pensate che entrate nel mio ufficio oppure nel salotto di casa e vedete un botto di figure. Come fai a non prendere Tanjiro? Solo questo è costato circa 200 dollari. Poi parlando sempre di 200 dollari, io amo Bardock. È un action figure su di lui che sta così e devo anche pagarmi una valigia in più sull'aereo perché sono appena arrivato qui a Los Angeles e già non ho più spazio disponibile in valigia. Infatti per far entrare tutte le cose che abbiamo comprato ho dovuto comprare una valigia in più e un bagaglio da stiva in più. Praticamente mi è costato quasi quanto il volo prendere le cose lì. Come fai a non prendere Todoroki, raga, dai? Questo è l'ingresso di casa e subito qui a sinistra, cioè guardate che spettacolo, ragazzuoli, ho messo tutte le figure che ho comprato in America. Spaccano un botto e in più guardate quanto sono fatte bene. Cioè guardate, sono perfette, fighissime. Approvate. Ah, in più, guardate qui, c'è un Super Mario. Angel, ti piace, eh? Sì, questo è il regalino che ti abbiamo fatto. Abbiamo comprato anche qualcosa per i cani e questo qui l'ho vinto da Dave & Buster's. Che fenomeno, che fenomeno. Hai fatto schifo, vai vai. Ha fatto un punteggio veramente vergognoso. Comunque guardate, tutti e 77 sono io. Sono il capo di questo gioco. No! Scherzissimo, ho perso alla fine. Nel portafoglio c'ho ancora la card e abbiamo giocato un bel po' e anche qui abbiamo speso un po' di soldini. Un candelabro con Harry Styles come santità. Poi vabbè, ci sono un botto di occhiali perché Ross è innamorata degli occhiali e quindi ha deciso di prenderli. E altri vestiti qui dentro, ma sono di Ross. Un portacomputer che quando va in giro almeno non si rovina. E questa è una maglietta di Hunter x Hunter, pagata circa 45 dollari se non sbaglio. Ovviamente bisogna anche fare la spesa. Comunque i carrelli qui a Los Angeles sono molto più complicati da guidare. Il cibo nel supermercato americano costa molto di più rispetto al supermercato italiano. Però visto che siamo stati 2 settimane dovevamo pur far la spesa. Vai, prendiamo il portafoglio e paghiamo. Pizza, e guardate che pizza, eh? 8 dollari e 30. Quest'altra invece 10 dollari. Facendo tutti i calcoli solo al supermercato abbiamo speso circa 600 euro. Ma il problema maggiore non era il prezzo del cibo, ma che Ross ha deciso di tingersi i capelli. Non potevo andarmene senza fare almeno una stronzata. Mi decoloro i capelli dopo 2 anni che non li tingo. Questo è tutto quello che ho. In realtà ho anche altre 2 tinte, non so dove, una busta. Già è tanto, sprechiamo le tinte, sì.
pochissimo prodotto. Sto in questo negozietto e sto trovando cose molto fighe. Finisco di vedere un po' di cose, poi andrò nel camerino e vi farò vedere cosa ho trovato. Beh, questi pantaloni Burberry già sono miei, stanno già dentro il mio armadio. Sì, l'unico problema è che sono larghissimi, però questi li voglio per forza. No ragazzuoli, questi altri pantaloni mi stanno troppo stretti. Mi dispiace per voi, mi piacete tanto, ma niente. Ultimo paio di pantaloni, non so che dire, perché questi pantaloni Vivian Westwood sono perfetti. L'unica maglietta che ho scelto è questa qui di Ralph Lauren. Sarà la prima cosa che prenderò perché mi piace un botto. Ho trovato delle cose Naruto e devo prenderle per forza. Adesso ne sceglierò altri. Comunque io sto in giro per i negozi anche per fare i regali di Natale a degli amici e miei parenti. Ho fatto tantissimi regali visto che ci trovavamo sotto periodo natalizio, spendendo circa 8-900 euro. Però sono felice visto che tutti i regali che ho fatto sono piaciuti. Come ad esempio i miei genitori che indossano la giacca a napapiri che gli ho regalato per Natale. Si compra. Ok, va bene. Comunque dopo 107 dollari di spesa hanno anche regalato questo gel, grazie. Qui si continua e al di là di quello che stiamo comprando, non vi sto riprendendo gli spostamenti che stiamo facendo con Uber, però ci sono anche quelli da contare. E diciamo che quelli sono quasi tra i più costosi. Infatti solo per gli spostamenti ho speso circa 650 euro per Uber. Però posso dire che mi sono spostato tantissimo. Infatti ho anche risparmiato piuttosto che affittare una macchina per 2 settimane. Anche perché ci ho provato un giorno con Ale della Giusta, visto che dovevamo registrare un video fuori Los Angeles e dovevamo per forza avere una macchina. E per una giornata ci hanno chiesto 500 dollari solamente per la cauzione. Visto che io ho meno di 25 anni e i noleggi delle macchine per le persone che hanno meno di 25 anni sono praticamente impossibile, hanno dei prezzi assurdi. Quindi sì, per gli spostamenti ho pagato tanto, però potevo spendere molto di più e comunque sono soddisfatto perché stavo tutto il giorno in giro. E quanto si spende a mangiare? Qui un pranzetto per due 37 dollari, però io ne lascio 40, così anche 3 dollari di mancia. Infatti in America la mancia è praticamente obbligatoria. Il cibo è stato un grandissimo problema visto che è stata la spesa più alta. Ma raga, speriamo sia buono visto che ho pagato 46 dollari. Neanche ve lo dico raga, ho mangiato tantissimo, sono andato molte volte al ristorante e ho mangiato anche con gli ordini a casa. 23 dollari e io mi chiamerò Eduardo. Non stiamo a Los Angeles, stiamo a Napoli. Però che ci potevo fare? Mica potevo stare 2 settimane a digiuno. Non so come, ma abbiamo speso 43 euro in una libreria. Guardate che spettacolo, questi li metterò sui vestiti. Uno costa 8 dollari, due costa 15, io ne prenderò una decina. Cappello preso, 20 dollari. Altri soldi che stanno volando qui. Queste maglie sono spettacolari, costano 14 dollari l'una. Adesso ne prenderò 4-5 tra regali e non, perché sono troppo fighe. Ho appena speso 1000 dollari in lotteria americana. Ok raga, non è che sono ludopatico, spendo così tanti soldi per questo. Era semplicemente per registrare un video qui su YouTube che è uscito qualche settimana fa. Ok, ecco qui gli ultimi 200 dollari di biglietti della lotteria e adesso posso finalmente andarmene e tornare a casa. E parlando sempre di YouTube, io già ve lo dico, in questo 2022 alzerò l'asticella dei video e spenderò anche tanti soldi per realizzarli. Quindi spero che vi piaceranno e che ne rimarrete soddisfatti.